bentornati in questo video tutorial di coppia. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna. Di accordi e spartiti. Correva l'anno 1979, Lucio Dalla pubblica. Lucio Dalla, questo disco, va che belli che siamo. Sul lato B la prima traccia è appunto Anna e Marco e con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegartela. Il brano è in tonalità di Si bemolle maggiore, abbastanza scomoda per la chitarra. Ti consiglio di suonarla, di provare a suonarla se non altro, con il capotasto al primo tasto, in tonalità chiaramente di La maggiore. I suoni che ti dirò saranno tutti suoni trasposti, quindi non ti dirò Si bemolle, ma ti dirò La maggiore e di conseguenza ragioneremo come se la chitarra partisse dal primo tasto. Quindi intro. Ci sono due modi per suonare questo intro, come è stato registrato sul disco, con due accordi, La maggiore e Mi settima, che suoni solamente con sesta, quarta, terza e seconda corda, e La maggiore. Chiaramente sto usando le dita, il plettro ce l'ho perché poi mi servirà per la seconda strofa, ma uso le dita. Se fai fatica puoi tranquillamente poggiarlo sulla gamba, insomma nell'orecchio, e continuare a suonare con le dita. Quindi accordi, La maggiore e Mi settima. Mano destra, contemporaneamente con l'anulare e il pollice, seconda e quinta corda. Allargo per l'accordo di Mi settima e suono il basso dopo, quindi. Questo è il pattern che dovrai ripetere 4 volte. Delicato, perché chiaramente stiamo parlando di un intro, e inizierai con la strofa. L'altra opzione per l'intro, chiaramente è una cosa che ti consiglio io, non c'è sul disco e non c'è tantomeno nelle versioni dal vivo, mi sembra di aver sentito almeno così. Utilizzi gli accordi dello strumentale che troverai poi tra le varie strofe, quindi La sus 2, La Si minore, pardon, basso La, magari anche con questo Mi, quindi un Si minore, quarta, basso La, La settima, più, Si minore, quarta, basso La, e di nuovo La. È un pedale di La, si dice, cioè il La al basso rimane con tutti gli altri accordi dell'intro. Puoi scegliere se suonarla con il plettro e una ritmichina che ti spiegherò a momenti, che viene carino. Oppure, cosa che ti consiglio ancora più caldamente, utilizza le dita e inventati magari un piccolo arpeggino con un pattern che rimanga lo stesso per tutti gli accordi. Esempio. Cosa fondamentale per questo intro è non alzare mai le dita della mano sinistra, scivolano nella posizione successiva. Evita questo, di fare questo alzamento, si può dire alzamento, di alzare le dita perché non serve a niente, anzi interrompi il suono. Iniziamo con gli accordi della strofa, chiaramente è un arpeggio, ti ripeto, libero, fai un po' quello che ti piace di più, io ti consiglio una cosa del genere. Ferma tutto, sarò velocissimo, se questi video tutorial ti piacciono, ne vuoi degli altri, li vuoi sempre più carini, sempre più di qualità e non sei ancora iscritto al canale YouTube di Accordi e Spartiti, la cosa che puoi fare è proprio iscriverti al canale YouTube di Accordi e Spartiti. Per te è un gesto semplice, gratuito, per noi significa molto, ci aiuti a fare appunto contenuti sempre più carini. Quindi grazie per l'iscrizione, continuiamo con il video. Passiamo alla prima strofa, è molto libera dal punto di vista metrico, non gli accordi adesso te li dico, quindi fatti trasportare da chi canta, io in questo caso mi autotrasporterò, ti consiglio semplicemente un piccolo pattern di dita per la mano destra, oppure fai una bella pennata sull'accordo, ma non aggiungerei troppe ritmiche, perché è più carino che la ritmica entri poi con lo strumentale tra la prima e la seconda strofa. Arpeggino sul La sus 2,
sostanzialmente è lo stesso pattern dell'introduzione, ma molto più dilatato. Si minore quarta, basso La, Re con l'aggiunta della nona, la nona è il Mi cantino, con il basso di La, Mi quarta, Mi maggiore e La sus 2. Di passaggio veloce Mi basso Sol diesis e Fa diesis minore, settima quarta, vuol dire che ci sono i due cantini che cantano liberi. Fa diesis settima quarta basso Mi, quindi questo bel accordo molto open. Re sesta nona, che io prendo sempre con il Si e il Mi cantino liberi, quindi la sesta è il Si, la nona è il Mi, e infine Mi quarta Mi maggiore, per partire poi con il giro dell'introduzione che ti ho appena spiegato, e a questo punto tirerò fuori il plettro. Fino ad allora io continuo a stare con le dita. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia. Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Plettro, ritmichina, che ora vediamo, seconda strofa. Marco. Passiamo alla ritmica, che è un po' la ritmica generale del brano. Chiaramente nella strofa sarà un po' più bassa di dinamiche rispetto al ritornello, però il movimento della mano destra, gli accenti e le pennate rimangono sempre le stesse, quindi ritmica. Prendiamo un La sus 2 di riferimento, la ritmica è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sul 2, sul battere del secondo tempo, la pennata in giù c'è, cioè si suona, ma veramente, veramente basso, sennò diventa... E non mi piace troppo, mi piace più quest'idea. Importante, come al solito, è seguire questa pulsazione della mano. E 1, 2, 3. Una volta che hai capito il movimento, se metti delle pennate in più, delle pennate in meno, non succede assolutamente niente, anzi, molto più bello, un po' di varietà. Seconda strofa. Sempre con gli stessi accordi, andiamo a sentirla. Marco grosse scarpe poca ca, Marco cuore in allà, con sua madre una sorella poca di, sempre qui, si chiude gli occhi lui lo sa. Magari con le dinamiche stiamo abbastanza morbidi, cioè non saliamo troppo ora. Ora piuttosto che arriva il ritornello, teniamoci un po' di scarto per riuscire a crescere, se no rimane un ritornello poco sentito. Quindi accordi del ritornello: Mi maggiore, Si minore, un accordo molto interessante, veramente particolare, che ottengo io semplicemente spostando il barré avanti di un tasto e non suonando più la quinta corda, ovviamente, quindi Si minore, e questo accordo sarebbe un Sol settima più con il basso di Fa diesis. E il giochino è tutto sul Mi cantino, fatto anche la rima. Mi maggiore di nuovo, Si minore, Sol settima più basso Fa diesis, ma sarebbe sempre un Si minore con la sesta bemolle, insomma sono sigle un po' particolari. A te ti interessa sapere che il movimento è questo: Re maggiore, Marco dentro a un bar, Si minore settima, Mi maggiore,
e un re basso mi che io prendo in questo modo, quindi al settimo tasto, sarebbe l'ottavo senza capotasto ma settimo con il capotasto, e la sesta corda che vibra libera. Finito questo accordo riprendi con il giro dello strumentale. E la luna una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nel flipper sono più di un miliardo. Un arco dentro un bar. Non sa cosa farà. C'è qualcuno che trova una moto. Si può andare in città. Prendo con il mio bello strumentale e terza strofa, torniamo da Anna. Nota che all'interno di questo ritornello ho abbassato ancora le dinamiche, soprattutto quando Marco va dentro al bar. Arrivo bello carico dal Si minore. Qua già mi abbasso. C'è qualcuno che trova una moto, si può andare, e riparto molto più carico. Questa a mio avviso è una delle piccole accortezze che riesce a rendere il ritornello veramente veramente speciale. Segue di nuovo strofa, ritornello e andiamo al finale. Il finale è di nuovo libero dal punto di vista metrico, dal punto di vista ritmico. Appoggerai semplicemente l'accordo. Non ti dico di utilizzare le dita perché è molto molto breve questo finale. Soprattutto arriviamo dallo strumentale. La sus 2, accordi. La sus 2, Si minore quarta con il basso di La, Re con l'aggiunta della nona e il basso di La, Mi quarta e Mi, per poi riprendere con la coda, che è sempre il nostro bello strumentale. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano. Meraviglioso, assolutamente nella top della list della musica italiana, a mio avviso. Bene, a questo punto ti ho spiegato tutte le parti possibili per poter suonare Anna e Marco con la tua bella chitarra acustica e dichiaro concluso questo video tutorial. Se ti è piaciuto, se l'hai trovato utile, mi raccomando lasciaci un bel pollice all'insù, qualche commentino carino qui sotto e io ti saluto, ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, mi auguro. E noi ci vediamo chiaramente in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!